Stop all'eutanasia in Belgio, negli ospedali psichiatrici cattolici è il perentorio ultimatum con cui Francesco ha deciso di prendere in mano lui la diatriba interna ai Fratelli della Carità, congregazione nata a inizio 800 a servizio di anziani, disabili, malati psichiatrici. Il fondatore, padre Joseph Triest, si conquistò la nomea di San Vincenzo de Paoli del Belgio, dove da marzo nei 15 ospedali della congregazione è permesso ai medici praticare l'eutanasia se non c'è trattamento alternativo ragionevole e previo attento esame del caso. Questo è scandaloso e inaccettabile e va contro i principi fondamentali della Chiesa, obiettarono i vertici della congregazione da Roma e i vescovi del Belgio, invano. Ora è Francesco in persona ad esigere, entro fine agosto, lo stop all'eutanasia, eppure una dichiarazione firmata di piena adesione al Magistero cattolico. Altrimenti scatteranno le pene canoniche previste fino alla scomunica. Il caso comunque ha già fatto parecchio rumore in Belgio, dove l'eutanasia dal 2014 è praticabile persino sui bambini. E gli ospedali dei Fratelli della Carità sono il principale gestore di servizi di salute mentale delle Fiandre. Per loro però vale quel che la Chiesa e Francesco hanno sempre insegnato. Non c'è vita meno sacra di un'altra. Non è atto di dignità procurare l'eutanasia. La fedeltà al Vangelo della vita e al rispetto di essa come dono di Dio a volte richiede scelte coraggiose e scelte controcorrente, che in particolare...